Lo starter è pronto a dare il segnale di partenza. Partiti Gestartet. 78esima edizione del Premio delle Nazioni, il Memorial Marco Rocca, corsa valevole per il circuito Challenge della Crystal Cup, 6.000 metri da affrontare, 34 ostacoli. In testa alla corsa, dopo un paio di centinaia di metri, si porta Almost Human, il numero uno giallo-nera alla sua giubba, Andrei Velek in sella. Alle sue spalle si colloca la femmina Santa Clara con Pavel Zlozil Junior sul primo passaggio del doppio travone. Leggera incertezza proprio per Almost Human, con il fantino che deve riacquisire l'equilibrio e lo fa prontamente mantenendo l'assetto e la posizione. I cavalli affrontano il passaggio di strada. Dietro ai primi tre procede il grigio, il francese Paulinui con Alexandre Oren, con a ridosso Jetstream Jack, Adam Kmiel e poi Vino Royal, Gabriele Agus. Queste le posizioni acquisite dai cavalli. Ed Almost Human si è incaricato di fare l'andatura su questo lungo percorso. Santa Clara è seconda, con i cavalli che vengono a convergere in direzione del passaggio di Marrana. Terza posizione c'è Branch Royal, Lukasz Matuski, poi Paulinui, il grigio, ancora Jetstream Jack e Vino Royal in coda a contatto. Sesto ostacolo del percorso, il salto del muro. Corsa che si sviluppa regolare, con i cavalli che convergono adesso in direzione del settimo ostacolo, il passaggio del laghetto. E le posizioni rimangono quelle acquisite dalla partenza. Almost Human conduce nei confronti di Santa Clara, terza Branch Royal, poi Paulinui, ancora Jetstream Jack, a contatto del quale c'è l'allievo di Monsieur David Cotten, Vino Royal. E con le medesime posizioni i cavalli adesso andranno gradualmente ad allontanarsi dalla visuale delle tribune. E superato il salto del fossato, Almost Human mantiene la posizione rispetto a Santa Clara, Branch Royal, Jetstream Jack, Paulinui, Vino Royal. E adesso i cavalli andranno a imboccare la grande curva di fondo, praticamente fuori dalla visuale delle tribune, mantenendo le posizioni. Ora i cavalli punteranno al salto, anzi al passaggio della montagnola del tennis. Almost Human è sempre lì che cadenza l'andatura. Santa Clara lo avvicina. Poi ci sono Branch Royal e l'allievo di Monsieur François-Nicole Paulinui, il grigio con il fantino con la giubba blu e il cap chiaro. Quindi il tedesco Jetstream Jack e alcune lunghezze in coda procede Vino Royal. E un poco alla volta i cavalli ritornano alla visuale completando la curva e venendo ora ad affrontare il salto del muro in cresta, che è il quattordicesimo ostacolo che i cavalli sono chiamati ad affrontare, mantenendo posizioni e ritmo immutato in questa fase del percorso. E adesso i cavalli rientrano sulle diagonali per venire in direzione del salto della fence piccola. Quindicesimo ostacolo,
Almost Human, Santa Clara, Branch Royale, Poli Nui, Jetstream Jack, Vino Royale sul salto del Brook. Ed ora i cavalli, completata la diagonale, si mettono sulla pista interna col salto del Liverpool. Almost Human mantiene la posizione, mantiene l'iniziativa, avvicinato piuttosto sensibilmente però adesso da Jetstream Jack, il 12 anni, montato da Adam Kmiel, che tende a sopravanzarlo. Salto delle fascine, è passato in vantaggio Jetstream Jack, ma il gruppo è sempre molto compatto, con i cavalli che affrontano il salto del terrapieno subito dopo. Il 20° ostacolo è il passaggio dell'Oxer Grande. È andato giù proprio il tedesco Jetstream Jack, è andato giù anche il transalpino Poli Nui, quindi colpo di scena in questa corsa. In questo passaggio sempre molto molto indicativo, fuori Jetstream Jack il numero 3, fuori il 4 di Poli Nui, il tedesco è uno dei francesi. I cavalli sono in piedi, i fantini verranno subito assistiti e allora il premio delle nazioni 2022 perde due protagonisti, ma la corsa continua a svilupparsi. Almost Human, Ondrej Velek è in vantaggio dalla partenza. Allora andiamo a correggerci, perché il secondo caduto è l'altro francese, Vino Royale. Allora sono due francesi che sono andati giù sull'Oxer, il 3 e il 6, quindi fuori dalla corsa Jetstream Jack e Vino Royale. Gli altri quattro procedono, si mantengono vicini, quindi davanti Almost Human, Ondrej Velek, davanti a Branch Royale, Lukasz Matuski, quindi Santa Clara e Jetstream Jack, che è il quarto, il tedesco. E allora si va adesso per affrontare un altro passaggio molto delicato, la doppia gabbia di siepi. E allora anche qui un colpo di scena, doppio colpo di scena, è caduto Jetstream Jack ed è caduta anche la femmina Santa Clara sul terzo elemento della doppia gabbia di siepi, e saranno qua nuovamente in due a contendersi il 78° premio delle nazioni, Almost Human contro Branch Royale. Nuovamente in senso inverso il passaggio del Liverpool, Almost Human con Ondrej Velek contro Branch Royale, Lukasz Matuski. Si va, anzi i cavalli risalgono la diagonale del Talus, 28° ostacolo e poi il salto del muro che precede la parte conclusiva del percorso. Almost Human è in vantaggio dal primo metro di questi 6.000 metri sul verticale. Branch Royale lo segue molto da vicino e aspetterà il momento opportuno per sferrare l'attacco. Ed è così che i due cavalli sono sul salto dell'Arginello. Branch Royale perviene gradualmente all'esterno del suo avversario e adesso i due cavalli affrontano gli ultimi metri della corsa con Almost Human che prova a rispondere. Salto della siepe di curva con Almost Human che ha preso un paio di lunghezze provando a giocare con un certo anticipo. Branch Royale si ripresenta e adesso viene l'arrivo del premio delle nazioni 78 con Branch Royale sull'ultima delle 34 ostacoli. Branch Royale viene a siglare l'edizione 2022 del Premio delle Nazioni Memorial Marco Rocca con Lukasz Matuski, la Crystal Cup Challenge giallo-nera dei colori Eichner per merito di questo Branch Royale,
che piega il coriaceo Battistrada Almost Human. Ed ecco l'inquadratura dopo 6 km di corsa. Branch Royale confeziona un'altra gran bella prestazione nel cross country. Lukasz Matuszki in sella, Josef Wania Junior al training, vince in modo sicuro piegando Almost Human al termine di questi 6.000 metri.